Era mister, un eventuale passaggio del turno sarebbe servito soprattutto per ridare un po' di morale a questa squadra che ne ha bisogno come il pane. Ha resistito 77 minuti, ha anche avuto qualche opportunità per passare in vantaggio, poi però sono venute insomma fuori tutte le fragilità. Cioè, il problema in questo momento, al di là dei limiti, degli infortuni, è anche e soprattutto nella testa. Qui più che sul mercato serve assumere uno psicologo. Io penso sì. Allora, noi non abbiamo fatto una partita, non abbiamo subito una partita oggi, se no passa un messaggio sbagliato. Abbiamo fatto la nostra partita, a mio avviso anche con più occasioni del Genoa. Poi è chiaro, quella partita, l'episodio, loro lo mettono dentro e la perdi, ma le occasioni più grandi prima le avevamo avuto noi, per cui la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare e l'ha fatto anche bene. È chiaro che la situazione comincia a diventare un po' troppo pesante, però, perché insomma un conto che uno cerca di mascherare, e fa finta di nulla, parla di calcio e sto campionato comunque già di per sé presenta per noi delle difficoltà abnormi, perché ci andiamo a scontrare con squadre grosse che chiaramente poi la partita te la vincono, perché come la vincono con le altre. Noi quando abbiamo giocato con quelle di, diciamo, del nostro stesso target, tra virgolette, quello che dovevamo fare l'abbiamo sempre fatto, poi a volte siamo stati premiati, a volte no, però la situazione ormai comincia a diventare un po' pesante. È così dall'inizio dell'anno, ci mancherebbe, e infatti la classifica piange per questo motivo. Se andiamo a guardare i numeri sono grosso modo gli stessi, perché? Perché comunque si va avanti con questa situazione, c'è poca chiarezza, e sta chiarezza va fatta presto, altrimenti diventa veramente un gioco al massacro. E i ragazzi secondo me sta cosa la sentono, e li ringrazio perché stasera comunque hanno tirato fuori una prestazione, a mio avviso, importante, si sono dati da fare, abbiamo recuperato dei giocatori all'ultimo momento, sapete anche bene, mi va di ripetere sempre le stesse cose, sennò sembra che sto ad accampare scuse, ma i soliti, il discorso degli infortuni, giocatori che hanno giocato pur non essendo al top ma si sono messi a disposizione, i ragazzi ci tengono, stanno lì, è chiaro, abbiamo dei limiti, lo sapevamo questo qui, però insomma credo che un po' di chiarezza ci avrebbe e ci potrebbe aiutare. Poi noi, è chiaro, ringraziamo tutti quelli che ci stanno vicino, che ci danno una mano, chi sta dietro, i dirigenti che comunque sono sempre lì con noi, quelli che ci sono, però ecco, sta situazione comincia a diventare un po' pesante, onestamente, non lo dico perché voglio accampare delle scuse, perché mi sono un po' stufato, perché si arriva sempre a parlare, ormai siamo arrivati al termine, per cui ci vorrebbe che qualcosa venga fuori definitivamente, altrimenti diventa veramente un gioco al massacro. Tanto c'è il campo, c'è subito l'Inter, poco tempo per preparare una sfida proibitiva. Che cosa dirà ai ragazzi? E poi le faccio anche una domanda su dei numeri, perché al di là della situazione difficile, nelle ultime 8 partite tra campionato e oggi in Coppa, la Salernitana ha subito 15 gol, ne ha fatto soltanto uno. Sono numeri che al di là di tutto vanno migliorati. I numeri lasciano il tempo. Non è che prima i numeri erano, come si dice, erano brillantissimi, mi sembrano. I numeri sono così dall'inizio del campionato, non è che c'è stato poi tutto sommato sta differenza, perché sennò sembra che si parla che siamo passati da una situazione all'altra. Qui la situazione è rimasta sempre la stessa, con l'unica differenza che probabilmente nelle ultime gare, perlomeno posso parlare delle mie 8-9 partite, abbiamo incontrato 4-5 top club, e soprattutto perlomeno da ottobre abbiamo avuto sempre questa squadra incerottata, senza giocatori, infortuni, giocatori che perdi, una volta il Covid, una volta quello, una volta per l'altro, in una squadra che già, ripeto, di per sé deve fare un certo tipo di campionato, è normale che dopo la situazione diventa difficile. Poi più vai avanti e più insomma questo problema sembra non trovare una soluzione, ma di che numeri vogliamo parlare? I numeri, mi sembra riduttivo parlare dei numeri, che numeri? Non è che prima i numeri sono gli stessi, poi possiamo disquisire sulle quisquiglie, su che cosa, su un gol più, un gol in meno, ma che cambia? Dai ragazzi, su, io, i problemi sono altri, di che stiamo a parlare? Tante domande, chiudiamo qui. Non mi ha risposto su cosa dirà adesso ai ragazzi. Io, per quello che riguarda stasera, comunque i ragazzi non è che questa situazione non la vivono, non è che stanno isolati o stanno dentro una bolla o una campana di vetro. I ragazzi questa situazione chiaramente immagino la possano soffrire, la soffrono perché pure per loro non c'è molta chiarezza, non si capisce molto bene quello che avverrà, ed è normale che sta cosa la lunga la paghi, e poi puoi parlare, puoi fare lavaggio del cervello, gli puoi dire che sta sul pezzo, ci mancherebbe, però è normale che... No, è una cosa che non può andare, non può durare così, dai, sennò diventa difficile. Okay.